Ciao a tutti amici di Cristiano Lui TV, ce l'abbiamo fatta contro tutti i pronostici, contro tutto quello che si pensava alla vigilia. Siamo riusciti a vincere a Bergamo, ennesima impresa di una stagione davvero incredibile, una stagione che ha visto il Milan mettersi in difficoltà quando le cose sembravano facili, sembravano fatte, ma ha visto anche il Milan che è riuscito a venire fuori dai guai, dai pasticci, con vittorie davvero pazzesche. Abbiamo vinto contro tutte le avversarie e concorrenti per la Champions League in casa loro, in casa dell'Inter, in casa della Juve, in casa del Napoli, in casa della Roma e adesso anche in casa dell'Atalanta. Una vera e propria impresa contro una squadra fortissima che anche in questa serata, in cui non aveva ovviamente grandissime esigenze di classifica, grandissime motivazioni, ma ha tenuto il pallino del gioco per 90 minuti, ci ha messo in difficoltà, ha colpito, ha scheggiato un palo con Muriel che è entrato e sembrava davvero incontenibile, ha lottato fino alla fine anche con la rissa finale sul rigore, il secondo concesso al Milan, quello della sicurezza al 92esimo. Insomma, una serata bellissima, emozionante, indimenticabile. È mancata la ciliegina sulla torta della mancata qualificazione della Juventus a causa del pareggio del Napoli in casa. Ci dispiace per Rino Gattuso che ancora una volta perde la Champions proprio all'ultima giornata, ma per il nostro Milan siamo felicissimi perché, diciamo la verità, avevamo detto che il Milan non era attrezzata per arrivare nelle prime quattro, o meglio c'erano altre squadre più forti. Ciononostante il Milan è riuscito a stare in testa 22 partite su 38 ed è stata 37 partite nelle prime 4. Sarebbe stata veramente una beffa, un'ingiustizia se vogliamo anche dal punto di vista sportivo, uscire proprio all'ultima giornata, ma il calcio spesso è crudele e dopo il pareggio e l'occasione gettata al vento contro il Cagliari la settimana scorsa c'era nell'aria la beffa del Milan quinto proprio all'ultima giornata. Invece, come ho detto prima, ancora una volta la squadra di Pioli, nonostante l'emergenza, perché oltre a Ibrahimovic infortunato è venuto a mancare anche Ante Rebic proprio poche ore prima della partita, e il Milan è stato costretto a giocare il primo tempo con Leao e poi la fine con Mario Mandzukic. Ciò nonostante, con una partita molto intelligente, molto accorta, difensiva, in cui abbiamo lasciato il campo, il possesso all'Atalanta, imperniando la partita su quelli che sono i nostri giocatori più forti, cioè quelli che difendono: Donnarumma, Kjaer, Calabria, Tomori, insomma una partita prettamente difensiva, e poi siamo ripartiti negli spazi rarissimi che ci ha lasciato l'Atalanta con il gol dell'1-0 su una bella discesa di Theo Hernandez e il rigore trasformato da Kessié, il palo colpito da Leao su assist di Mete e poi nel finale di partita ancora con l'ultima incursione di Çalhanoğlu dalla quale è scaturito il rigore della sicurezza. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito su YouTube, il mio canale Cristiano Lui TV che abbiamo aperto quest'anno, e devo dire che il primo anno è stato felice e fortunato perché ha riportato il Milan dopo 7 lunghissimi anni di traversie, di problemi societari, di prese per il culo da parte nei confronti dei tifosi del Milan. Il Milan è tornato a respirare, è tornato a giocare la Champions League. Lo so che il Milan dell'anno prossimo non giocherà la Champions League per vincerla, ok, lo sappiamo, però ritornare a giocare la Champions League significa ritornare a vedere crescere i propri ricavi, significa ritornare a giocare e pensare un calcio di alto livello dal quale il Milan è assente da tantissimi anni. Il Milan in questo momento è 30esimo nella classifica dei fatturati, ma tornando a giocare la Champions League con stabilità e con continuità, il Milan proverà a scalare le posizioni e a ritornare dove gli compete, cioè ai vertici del calcio europeo, dove dice la sua storia. Quello di stasera è un primo passo, ma un passo molto molto importante. Dicevo, ringrazio tutti voi che avete seguito, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, siamo quasi vicino ai 10.000 like, e vi invito a iscrivervi per continuare l'avvicinamento verso i 10.000. Ringrazio anche scommesse.commentorecensioni.com, il nostro sito partner del canale YouTube. Il canale YouTube che trovate linkato in descrizione è quello che di scommesse.commentorecensioni.com, che vi dà suggerimenti, pronostici. Adesso è finito il campionato di Serie A, ma cominciano gli europei, e dunque se volete dei consigli su cosa e come scommettere, rivolgetevi a scommesse.commentorecensioni.com. Ritorniamo però alla partita di questa sera. Milan che, come detto, è stato paziente, è stato intelligente, non è stato come contro il Cagliari poco lucido attaccando senza costrutto. Sapeva che giocava, e dobbiamo dare merito a Pioli che ha letto e preparato la partita in maniera perfetta, contro un avversario che fa del possesso palla nella metà campo avversaria la propria arma micidiale, il pressing alto. Ci mettevano in difficoltà nel primo tempo perché non riusciamo a uscire mai palla al piede, eravamo costretti al lancio lungo per Leao, e Leao
va bene se lanciato negli spazi raso terra, ma lancio lungo alto non la prende mai. Quindi abbiamo fatto un brutto primo tempo, o meglio un brutto primo tempo in fase di ripartenza. In fase difensiva non abbiamo praticamente concesso nulla all'Atalanta, un primo tempo senza nessuna emozione da una parte né dall'altra, soltanto un tiro da lunga distanza di Salemakers, poi Milan non è mai entrato in area, ma neanche l'Atalanta si è resa pericolosa. E devo dire, primo tempo dove Calabria, Kjaer spettacolare, lo stesso Tomori sono stati veramente insuperabili, mentre davanti siamo mancati un po'. È arrivato nel finale di tempo la prima azione in cui siamo entrati in area con questo scambio, Teo Hernandez si è buttato dentro, è stata la mossa decisiva della partita, il rigore preso da Teo Hernandez e poi la trasformazione perfetta di Kessié. Nel secondo tempo l'Atalanta si è ovviamente scoperta inserendo anche Muriel, che ci ha fatto vedere i solci verdi, era veramente difficile, ma i giocatori del Milan sono riusciti a contenerlo raddoppiando e addirittura triplicando tutte le volte che entrava in possesso di palla, ciononostante è riuscito a scheggiare un palo. E poi sono arrivati i cambi di Pioli, spesso Pioli è stato criticato quest'anno anche nell'ultima partita contro il Cagliari per i cambi, e quando questa sera abbiamo visto entrare Meite e Krunic ci siamo un po' spaventati. Invece Meite alla fine ha sbagliato qualche palla, ma ne ha fatta anche qualcuna buona, ha dato per esempio a Leao l'assist di quello che era il 2-0 scritto. Leao non si è mangiato il gol, è stato bravo a fare il movimento, a scavare la palla e poi ha colpito il palo ed è uscito per lasciare il posto a Mario Mandzukic, che è entrato, ha preso subito il giallo, però per far capire anche ancora una volta di che pasta è fatto. Poi ha preso i falli, ha tenuto su palla ed è stato molto molto importante nel finale di partita. Dunque se dobbiamo fare le pagelle di quest'oggi, secondo me numero uno per distacco Simon Kjaer, con i compagni della difesa insuperabili, come ho detto prima, Tomori, Calabria e anche Teo Hernandez. Donnarumma determinante nelle uscite, si è comportato e ha giocato davvero grande capitano Gigio Donnarumma, andando a protestare dall'altra parte del campo con l'arbitro quando c'è stato il rigore e l'espulsione di De Ron, esultando, attraversando tutto il campo a dimostrazione del fatto che lui è milanista, vuole restare al Milan, vuole giocare questa Champions League col Milan e, come abbiamo sempre detto, con il Milan in Champions League nei prossimi giorni. Gigio Donnarumma rinnoverà il contratto, alla faccia di tutti quelli che non lo vogliono più vedere, non lo volevano più vedere. Commissioni non commissioni, non è un problema di Donnarumma se Milan lo porta a parametro zero. Il problema di Donnarumma è manifestare la sua volontà, e la sua volontà è stata ed è quella di restare al Milan, quindi l'anno prossimo giocherà ancora con la maglia del Milan. Questa sera il Milan a Bergamo ha vinto la partita, ha riconquistato la Champions League e ha riconquistato anche il suo portiere. A centrocampo, per andare avanti con la disamina delle pagelle, Bennacer non benissimo, anche se in fase difensiva non mi è dispiaciuto, gigantesco che sì, sicuramente il giocatore più continuo e più determinante di tutta la rosa, anche più di Ibrahimovic secondo me in questa stagione, così Çalhanoğlu, anche se nel secondo tempo si è calato un po' di più nella partita, molto difficile la partita per Brahim Diaz e alla fine è stato deludente, ha corso, è stato fondamentale Salemakers. Leao primo tempo veramente da assente, nel secondo tempo stava giocando un po' meglio, poi è stato tolto al posto di Mandzukic. Nel complesso però il migliore in campo questa sera, oltre a Chiara, è stato sicuramente Stefano Pioli, che è riuscito a resettare nella testa della squadra l'incubo di Milan-Cagliari, perché giocare questa partita consapevoli di aver buttato via un match ball clamoroso settimana scorsa contro il Cagliari era molto difficile, la testa e le gambe rischiavano di pesare, è stato bravo Pioli a svuotare la testa dei suoi giocatori questa settimana e preparare una partita tatticamente ineccepibile contro l'avversario che secondo me è quello che gioca meglio di tutti in Serie A e l'ha dimostrato anche quest'anno. Quindi bravissimo Pioli, che ha condotto una stagione grazie a lui e grazie anche alla società, Paolo Maldini sempre presente in tutti i momenti anche nelle difficoltà, stagione che ha portato una squadra che non era nelle prime quattro come valori tecnici, non era nelle prime quattro come valori economici, e invece è arrivata seconda in classifica davanti a squadre molto più forti e molto più attrezzate. E questo è il grande merito soprattutto di chi ha valorizzato al di là del loro valore assoluto questi giocatori, questo gruppo, e sono stati valorizzati soprattutto dal punto di vista umano e poi sportivo. Quindi grazie e bravo a Stefano Pioli, che si stramerita un altro anno alla guida del Milan. Andiamo a dormire sereni e domani mattina ci risveglieremo finalmente in Champions League. Ragazzi, l'abbiamo riconquistata. Forza Milan!